Ciao a tutti da Max Nova che si è appena scolato un intero Thermos di tè. Oggi in questa 22esima parte di Pokémon vs Argento dovrei tentare di prendere la settima medaglia, ma prima siamo qui al Lago d'Ira per allenarci un po', visto che sono tornati gli allenatori. Prima però ho ripreso con me il Pars perché vorrei far vedere una cosa, sperando che adesso non pesco un bestione di livello 30. Penso di no, perché qui si pescano solo o i Magikarp o i Gyarados, però con l'amo buono in teoria Gyarados non dovrebbe venire su. È un Magikarp al 20 che mi può anche andare bene. Quindi vado di falcio finale, visto che paralizzante è bannato, nel senso non si deve usare altrimenti il capture rate di Magikarp va a farsi benedire. Questo Pars ha bisogno ancora di molto allenamento, però, cioè per fare quello che ho in mente di fare con Pars. Ma ok, Magikarp è un PS e adesso me lo catturo. Brutto colpo inutile, assolutamente inutile. Ma lo catturo. Per farvi vedere una cosa che, beh, si sblocca a questo punto. Infatti, dopo aver mandato a monte i piani del Team Rocket nel rifugio di Mogania, dove usavano le onde radio per fare del casino con i Magikarp, farli evolvere. E fare impazzire, poi oltretutto fare impazzire anche i Gyarados al Lago d'Ira. Nella casetta qui vicino c'è un pescatore che vuole catturare il Magikarp più grande, eccetera, eccetera. E portandogli Magikarp, esattamente, lui li valuta. Penso che la loro dimensione. Ehi, ecco, la loro dimensione è in base agli IV e cose varie. Addirittura, bene. Davvero? Ok. Beh, chi se ne frega. Sta di fatto che quando se ne trovano di veramente grandi, lui dà oggetti in cambio. Ora, visto che bisogna allenarci un po', e grazie ai Gyarados scalmati, gli allenatori sono tornati intorno al lago, facciamo una cosa che non ho mai fatto, ma tolgo le animazioni di lotta, perché solo per questo scontro, perché questo pescatore ha 4 Magikarp e vi astengo dal sorbirvi animazioni di lotta identiche per. Sì, potrei averlo fatto con molte altre lotte prima. Lo faccio solo con questa, poi basta, perché è monotona, è davvero monotona e basta. Tra l'altro sperando che addirittura non va KO con un taglio? Vabbè, taglio non è tutta questa gran mossa, però insomma, un Magikarp non ha tutta questa difesa. Era al 22, il prossimo potrebbe essere al. Tutti i 22, ok. E niente, vi tocca assorbire questo perché ho bisogno, assolutamente bisogno, di far prendere molta Expa Jet. Lo so, rimarrà a un livello superiore rispetto ai membri della squadra, ma ho bisogno di fare così. Deve assolutamente fare il 31 prima di affrontare la palestra. Detto questo. Dai, vai giù velocemente, per favore. Non è che io non abbia altro da dire, solo che sono un po' silenzioso perché sto facendo dei calcoli mentalmente di come e se riuscirò a affrontare la palestra. Perché non ho fatto dei test, diciamo così. Tra l'altro. Dicevo sì, oggi è mercoledì e dovrebbe esserci qualcosina al Lago d'Ira che gli altri giorni non c'è e la vedremo fra poco. Allora, rimetto Dio. Ok, niente, è la madre. Strumento, va bene, ci guarderò dopo. Questa volta voglio ricordarmelo assolutamente. Perché dico sempre, ci guardiamo dopo, poi non ci guardo mai. Comunque, per lo più sono quasi tutti strumenti curativi. Adesso, ah sì, giusto, le opzioni. Rimetto le animazioni, perché sì. E poi sfido questo allenatore. Allora, lui che ha catturato qualcosa di grosso, sicuramente sarà un Gyarados. Infatti lo è. Ok, è un Gyarados, quindi switcho assolutamente su Canoppi. Perché lui non dovrebbe avere mosse volanti, quindi non è un problema. Morso, ok. Facciamo una cosa, per me potrebbe fare colpo.
No, ira di drago, che è speciale, quindi va malissimo questa cosa. E ok, molto male, molto molto male. Avrei dovuto aspettare il primo colpo di colpo per prima di tirare il contatore. È vero, incornata fa flinciare. Beh, è una cosa buona. Aia. 3 PS non sono per niente buoni, invece. Andrà KO con un'ultima incornata? No. Perfetto. Bye bye Canoppi, è stato bello. Prenderà esperienza jet. Poco male. Ci saranno modi in seguito per rinforzare Canoppi. Allora, attacco rapido, perché non fallisce a differenza di taglio. E beh, tanta esperienza su Jet. Beh, anche Razor Wife ne ha bisogno. Al 23 rafforzatore, no, 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 assolutamente no. Non esisteva Ferro Scudo in questa gen, ma non ho assolutamente bisogno di... Mi sono sbagliato. Dicevo, non ho assolutamente bisogno di mosse di boost difensivo. Anche se valorizzare la sua difesa sarebbe qualcosa da fare, visto che già è alta e spropositata, in modo da diventare dei wall fisici impenetrabili, ma no. Allora lui era quello che spiegava la storiella della Godira, lei invece nuova dovrebbe avere un Butterfree o un Ninetales perché lei si può risfidare, quindi vabbè, per il Butterfree Jet davanti. Eh no, il Gyarados Rosso non c'è più, mi dispiace. Me lo sono intascato 2 parti fa. Lu Pantallen. Natrice. Skiplum. Un momento. Forse ha un Nidoqueen? Mi sto ricordando male? C'è qualcosa che non mi torna? Più di qualcosa che non mi torna. E grazie dei parsisemi, ne avevo proprio bisogno. Ma non è un problema perché non fanno danno a fine turno. Potrei switcharlo. Facciamo così. Lo lascio un turno e switcho dopo. Così fa il 30. Sì. Mi sembra una buona idea. Vision, vision, vision. Sì, anche perché non ho alternative. Male, molto male. Provo a fare volo. Nel caso mi alzi in volo, poi... Ok, poi magari passa la confusione. Aia. Neanche tanto danno. Magari non mi bruciare. Ok. Perfetto, via la confusione. E adesso si colpisce. Boh. Salvaguardia inutile, bella l'animazione, molto bella quella sì. È un buon difensore. Stranamente, in realtà dovrebbe essere un difensore speciale più che fisico, però... Allora, visto che tanto va giù con 2 turni, voglio vedere quanti sono per lui 25 PS. 27. Ok. Mi chiedo se dopo mi convenga fare un salto al centro Pokémon, forse sì. O forse no. Alla fine non è un gran problema, eh sì, dai. Anche solo per ritirare Radia di nuovo dal PC, per avere un minimo di copertura sui tipi. Visto che ci sono ancora un po' di allenatori in programma, tra l'altro con dei Pokémon d'acqua, sì, è la cosa migliore da fare. Non taglio nemmeno. Tanto così guardo anche lo strumento della madre. Prima però. Ok, curami la squadra, curami la squadra. Sì, grazie. Sto anche pensando se ho già dato la calamita a Radia. Penso di no. Ok. Però l'avevo già presa. Mi ero preparato per questo. Allora. Quindi via. Paras e via il Magikarp. Le catture proprio quelle importanti, insomma. E tornano loro due. Cameron. Ah, una piccola cosa. Quella. Sì, giusto
girava voce che depositare un Pokémon nel PC influisce sul suo valore di felicità diminuendolo. Non è assolutamente vero, non influisce in alcun modo. Quindi, Calamita, sì, perfetto, e come avevo detto 2 parti fa, la do a Radia perché Surf è già potente e Scintilla avrebbe bisogno di un piccolo boost. Quindi ora col team... Ah no, è l'ultima cosa, così sistemo anche gli strumenti, però l'acqua magica potrebbe darmi noia? Sì, dai, la deposito. Poi dovrò vendere roba, sistemare tutto. Quindi lo strumento acquistato dalla madre è... una super pozione? La prendo con me, assolutamente. I super repellenti sono lì, ma non è un problema. Non li voglio usare, potrei incontrare un Pokémon che non si è visto qualche parte fa, forse... Forse. Quindi torno al lago d'Ira e la prossima parte la faccio beh a piedi. Anzi, facciamo un po' di rumore nell'erba con le ruote della bici. Sto svagheggiando, assolutamente non è vero. La bici dovrebbe influire sì sull'encounter rate dei Pokémon selvatici, ma non in questo gioco. Noctowl. No, potevo affrontarlo da molta exp. Vabbè, problema da poco. Non esce. Va bene, ve lo dico così. Si trova Girafarig in questo percorso, un ottimo Pokémon di tipo normale psico, perché grazie al tipo normale non prende sberle dai Pokémon di tipo spettro. Attenzione alle mosse buio comunque. E niente, è un ottimo attaccante speciale, anche fisico, per colpa del suo tipo normale, quindi qualora potesse avere accesso a sdoppiatore farà molti danni. E niente, lo consiglio, anche se catturare un Pokémon per aggiungerlo in squadra alla settima, poco prima della settima palestra, che però potrebbe essere la quinta se si cambia un po' l'ordine delle cose, potrebbe essere un intralcio o un aiuto a seconda appunto del momento. Fatto sta che ad esempio è un... anche la... danni? È al 10, non può fare tanto infatti. Dicevo, catturare Pokémon per la squadra troppo tardi è un problema, infatti anche in base a quello ho pianificato la mia squadra. Perché sì, è vero che sto, infatti adesso dico qualche cosa di strano perché tanto non è spoiler. Visto che poco più avanti si trova Skarmory che è esclusivo di argento, avrei potuto valutare ampiamente di aggiungerlo in team, però si trova troppo avanti dopo, e mettermi ad allenare un Pokémon dopo l'ultima medaglia, cosa che avrei dovuto fare quasi completamente off camera, mi sembra molto squallido, quindi ahimè, è un peccato. No, non, niente Skarmory. Potrei sempre però farci un pensierino, qualora qualcuno dica la sua sotto nei commenti, però chiaramente giocare senza un Pokémon di tipo psico potrebbe darmi problemi. Allora, Nunzio sconfitto. Vabbè. Ok. Sì, ha detto una cosa interessante. Il discorso sull'Escabol è vero, ma è da correggere leggermente perché non funziona sui Pokémon d'acqua, ma solo su quelli pescati nell'acqua. Per quelli trovati surfando in acqua ci vuole una ball che verrà introdotta successivamente. Che conosciamo benissimo, ovvero la Rete Ball. In alcuni giochi anche la Sub Ball perché non c'è la possibilità di infilarsi sott'acqua con Sub. Allora, dato il suo dialogo, direi che è un fantallenatore. Oh, infatti. E se non sbaglio, hai tre. Ok, sì, hai tre starter di canto all'evoluzione intermedia. Ivysaur. Oh, Ivysaur. Sì, perché sarebbe Edra. Ok, braciere non lo... addirittura. Va bene. Ok. Attacco rapido, tanto per... E giù. Il prossimo manderà War Turtle sicuramente. Anzi, War Turtle. War Turtle. Cambio. O lascio e cambio. Lascio e cambio. Tanto qualora avesse ritirata, Radia, scintilla di Radia, è speciale.
Vediamo se aveva fatto una mossa d'acqua o se è stato poco intelligente. Ok, è stato poco intelligente. Un momento, ritirata però è ok con una mossa di stato, ma è di tipo acqua? Potrebbe essere di tipo acqua? Beh, non lo so. Non lo so e per il momento non mi importa. Ottimi danni di scintilla, magari un po' di paralisi, così. Oh, perfetto, fantastico. Surf. Sì, l'animazione è leggermente lunga, ma voglio tenermi punti potenza di scintilla qualora ci fossero altre battaglie, ma non penso. Non penso proprio. L'ultimo è Charmeleon, quindi Jett davanti. Ce la farò fare il 31 prima della palestra? Probabilmente no, perché questo è l'ultimo scontro. Male. Molto male. Perché senza... Ok, va benissimo. Così niente meno uno in attacco e faccio prima. Ok. Non ha altre mosse offensive? Al 24 dovrebbe avere Ira. Beh, tanto meglio così. Ok. Lui lo dà il numero? Così per curiosità? No, peccato, sarebbe stato divertente vedere uno con Charizard, Blastoise, Venusaur, risfidabile, ma... Eccolo qua, Ercole del mercoledì, che ci dà la... anzi, mi dà la cintura nera. Devo farmi passare questa abitudine bruttissima di parlare al plurale, perché... No, non va bene. Comunque, sotto di lui, lo faccio solo vedere, perché non posso prenderlo. Detector, prima di usare... Essendo un vicolo cieco, c'è uno strumento, è una caramella rara, passerò a prenderla un giorno che non è mercoledì. Allora, ora più importante... Dove sei, dove sei, dove sei? Cintura nera. Su Canoppi che ci dà una... Avevo la roccia di re... Ah, ecco perché ha fatto flinciare prima incornata. Mi ero dimenticato di aver fatto questa cosa. E a questo punto però gli metto direttamente forza al posto di incornata. Perché fa più danno. È inutile. Sì, lo faccio ora. Va bene, forte il corno. Pokémon corno, bello il corno, ma no. Forza fa più danni. Bene. Adesso l'altra parte superiore del lago d'ira, in questo mamma mia, labirinto di cespugli, perché beh, sì, alberi sono alberi, però insomma sono bassi. C'è rimasto ancora poco da fare, forse le lotte sono anche finite. Intanto un Ether Max che, beh, utile. Ma probabilmente lo venderò. Oramai la funzione degli eteri per me la svolgeranno solo e soltanto le bacche. Quindi ci ricaverò soldi. Altro strumento. MT43. 43. 43. Il suo scudo? No, è la 44. Ah, individua, ok. Protezione. Variante di protezione. Allora. Ok, questa è molto importante. Questo ragazzone qua condivide con noi l'MT di Introforza, che è la mossa più interessante di questa generazione e molto utile nelle successive. Varia di tipo a seconda della combinazione di IV del Pokémon che la usa. Utilissima per avere una coverage contro tanti tipi di Pokémon. Piccolo problema, anche la sua potenza e non solo il tipo varia, quindi... Sì, può raggiungere una potenza base di 70, ma è un tipo a scelta qualora la combinazione di IV del Pokémon fosse comunque semi-perfetta, e questo è un grosso problema. Rimetto in sesto velocemente la squadra un secondo prima di andare nella palestra, perché al lago non c'era più niente da fare. Ho fatto vedere tutto. Beh, magari la prossima parte la inizierò là nell'anfratto dove c'era la caramella rara e poi volo via. Ok, settima palestra di tipo ghiaccio, e come ogni palestra ghiaccio che si rispetti c'è un puzzle. Puzzle no, però c'è il pavimento ghiacciato e si scivola, si scivola, si scivola.
Quindi mi libero dei due allenatori all'estremità della sala. Ludo. Un Seal. Forse abbiamo già visto Seal, ne ho già parlato, però. E quindi penso che switcho subito su Radia, perché anche se Braciere facesse danno neutrale, comunque ha una difesa speciale troppo alta, non gli farei nulla. Scintillo, vediamo quanto gli faccio. Peccato, quasi KO. Verso slowato, che ridere. Che non ho riso, ma va bene lo stesso. Flagello, voglio risparmiare punti potenza. Non. Aia. Questo è come tirarsi la zappa sui piedi, perché lo sapevo già che hanno riposo. Qua i Seal e Dewgong ce l'hanno. Però vabbè, poco male, tanto alla fine ho 2 turni per attaccarlo e. Meno uno. Dorme. E meno due. Tra l'altro, questo allenatore ha 3 Pokémon. Potrebbero essere 2 Seal e un Dewgong. Se così fosse direi che lascio direttamente Radia in campo, non ho voglia di switchare, proprio non, no. Però, ok, ho cambiato idea. Voglio che Jet faccia almeno il 31. Quanto gli manca a salire? Poco. Di nuovo Radia, 2 scintille e bye bye. Tra l'altro, io comunque potrei lasciare Jet tranquillamente in campo, perché Dewgong, per quanto di tipo acqua al 25, non ha mosse di tipo acqua ed è ridicola la cosa, ma è così. Al massimo potrebbe avere pistolacqua, ma di sicuro nient'altro. Sicura, Ruggito l'abbiamo visto, Botte in testa sicuramente ce l'ha ancora, Riposo l'abbiamo visto e la quarta era già Aurora, che non mi interessa proprio, non ho. A patto che io non sia così, come posso dire, sprovveduto da mandare in campo Vision allo sbaraglio. Un altro Seal. Ok. Facciamo una cosa, guardi i danni di braciere e poi switcho, perché tanto so già che non ce la faccio. Ok, gli manca poco per salire. Molto bene. L'avevo detto, infatti, gli ho fatto poco o niente. E ora che ho l'attacco meno uno con taglio non gli farei. Controllo. No, sarebbe stato. Addirittura. Ok, switch obbligatorio. Dai un brutto colpo quando serve, magari. No, peccato. Dorme ancora e peggio per lui. Anche perché se si fosse svegliato per usare un'altra volta riposo, me la sarei legata abbastanza al dito. Ok. Ludo sconfitto. Vabbè. A proposito. Sì. Lui dice una cosa molto molto interessante perché. Sì, mi ricordavo questa cosa. Praticamente accenna una mossa di fuoco che scongela da congelati e permette di attaccare nel turno in cui viene selezionata. E in seconda, allora, chiaramente tutti, penso tutti noi conosciamo fuoco carica, perché sì, è valida competitivamente, però. E beh, in seconda generazione c'era. Anche l'altrettanto famoso Magifuoco di Ho-Oh, però anche Ruotafuoco permette di scongelarsi dal congelamento e attaccare nel turno in cui viene selezionato. Chiaramente è, diciamo, molto meno. La cosa è molto meno. È una cosa di cui tende a ricordarcisi meno, di una mossa, cioè, molto trascurata in quanto non valida competitivamente. E questo Dewgong sopporta anche troppo bene le scintille, la cosa non mi piace. Se entrasse una paralisi sarebbe una cosa buona, perché adesso farà riposo. Full paralisi, full paralisi. No, peccato. E così guarisce anche dalla paralisi.
Non è un problema, tanto ora va giù, dorme 2 turni, poi bye bye. Però se siamo in speed tie, abbiamo la stessa velocità, quindi attaccheremo casualmente prima uno poi l'altro. Potrei cadere in un loop infinito di, non lo so, di turni di sonno, però uno se l'è fatto. Adesso farà il secondo e qualora dovesse svegliarsi e attaccare prima di me, parte di nuovo un altro riposo, io devo inventarmi qualcosa. Ok, perfetto. Probabilmente avrei dovuto mandare canoppi, spaccaroccio, spaccaroccio, spaccaroccio. Allora, Clara sconfitta. Ok, è caduta dagli sci da ferma. Complimenti. Probabilmente potrebbe capitare anche a me, visto che non so far sciare, quindi. Allora, mi conviene passare dall'altra parte? Sì. Mancano ancora 3 allenatori. Sono notato, questa palestra ne ha davvero tanti di allenatori. Forse anche più dell'ultima. Roby. Tu sei Rob. No, basta. Fate finta che non ho detto niente. Teniamo questa citazione fuori da Let's Play. Resistenza? Ma come sei simpatico? Perché grazie a quella io adesso non ti mando KO. A meno che non lo brucio. Ok. Attacco rapido. Ah, è vero, ha una priorità molto più alta anche di attacco rapido. Forse è più 3 come protezione. Z31, finalmente e finalmente mi libero di braciere per ruotafuoco. Ah, finalmente. Sto tenendo ancora fulmisguardo. Sì, è inutile fulmisguardo, però. Tanto è inutile tenere 2 mosse di fuoco se hanno lo stesso effetto. Sì, forse braciere ha una possibilità di scottare maggiore rispetto a ruotafuoco, ma per il momento poco mi interessa. Animazione. E basta con questa resistenza. Voglio vederla. Che carina, mamma mia. Ok, attacco rapido e ciao. Ah, 50% che vai a pescare. Perfetto. Ok, se ne fosse entrata anche la terza, sarei rimasto molto stupito. Bene. Sconfitto Robin, mancano 2 allenatori e uno dei due è un Cloyster. Ah, a proposito di mancano 2 allenatori. Beh, a questo punto direi che posso mandare abbondantemente canoppi. Sì, faccio prendere un po' di esperienza anche a lui, così per il capo palestra sono più attrezzato, diciamo. Athos, ok, lui è quello col Cloyster. Spaccaroccia, spaccaroccia. Quanto gli fa. Ok, ah, quello era un brutto colpo. Beh, allora vuol dire che. Voglio provare il danno di forza. Sasso. Ok. Ha saltato il video. Vabbè, poco importa. Comunque è andato giù. Proviamone uno a full PS. Cioè, insomma. A vita piena. Ok. Oh no. Sanno sempre come romperti le scatole. E io ci provo lo stesso. Magari. Va. Ok. Buono così. Buono così. Ora però c'è Cloyster. Per Cloyster potrei. Se facessi scintilla, scintilla, scintilla andrebbe giù, però niente, ho bisogno di esperienza su canoppi. Tanto mal che vada, farà già Aurora e infatti doveva succedere per forza. Ritirata, si busta la difesa, ok, sono obbligato allo switch a questo punto. Perché non c'è verso di che mi riprenda, al massimo mi becco un raggio Aurora in faccia, ma lo tengo. Addirittura? Bene. Due scintille e Cloyster va giù. Anche una, meglio così. Perfetto. Razorwife il 26, bene, sta quasi per uniformarsi al resto del team, così posso togliere quel dannato condividi esperienza e rimetto i rapidi artigli, così posso farci danni pesanti.
Comunque torno un attimo qui perché lei non l'abbiamo sfidata, è l'ultima e quindi beh, lo faccio. Io ancora canoppi al primo posto, al primo slot? Sì, bene. Ha un solo Pokémon? Beh. Ah, credo che Canoppi lo toglierò dalle scatole subito, istantaneamente, o forse no. Ce la posso fare? Proviamo, perché Jinx è un ottimo Pokémon con un altissimo output d'attacco speciale di tipo ghiaccio psico, quindi entrambi i tipi di mosse sono speciali e... Ok, l'ho scampata bella. Potrebbe avere una po... Niente, pozione, bene. Da notare che il colore di Jinx è già sul violaceo e non più sul nero per... Beh, le questioni della... razzismo, razzismo. Vabbè. La storia la sappiamo tutti, comunque. Allora, quindi, questo, i pilastri iniziali e sono da Alfredo. Ora, però, al primo posto, lascio Canoppi, dovrebbe arrivare un Seal, quindi... Buono così. Va bene. Colui fa... Forza. Colui che medita sotto le cascate. Lottiamo. Allora. Ok, io un Seal, ricordavo bene. La mossa esclusiva, peculiare, non esclusiva, peculiare di questo capo palestra è vento gelato, che può essere una rottura di scatole. Perfetto, la vediamo anche subito. Carina l'animazione, molto così glitterosa con le stelline. Che cala la velocità a ogni colpo subito. Non dovrebbe essere un grosso problema per il momento. Qualora però dovessi diventare più lento di lui, lui iniziasse a spammare botti in testa e io a tentennare, il problema sarà reale. Ma per ora è risolto. Dewgong. Provo a lasciare. Per un colpo lascio. Poi lui potrebbe farmi al 29 addirittura molto danno con Raggio Aurora, quindi switcherò dopo. Voglio vedere. Forse ne reggo anche un altro. Danno di spaccaroccia, se cala la difesa però. Ok, potrei tentare un forza. Sì, proviamo. Se non fa brutto colpo la tengo. Ok. Provo con forza, ma. Ecco, se adesso non avessi subito il meno 1 alla velocità di prima. No, che peccato. Però potrebbe fare l'iperpozione. No. Non usa la pozione. Peccato perché Canoppi poteva livellare. Un vero peccato. E se dessi l'esperienza Cameron? E se invece fossi ancora più pazzo? No, non me la rischio perché potrebbe fare l'iperpozione adesso. Non lo so, tutto può essere. Ah no, c'ha di meglio. Ed è più veloce. Ed è al 29. Quindi questo va giù domani. Allora no, lui è più veloce però. Ok. Non credo che questa sia una speed tie. Questo Dewgong è sicuramente più forte di quello dell'allenatrice su un po' su tutte le statistiche. Secondo turno di sonno, ok, perfetto. Ottimo. E questo è risolto. Adesso rimane l'ultimo che è un Piloswine, che è quello che mi dava più pensieri. Perché? Intanto non mi ricordo a che livello è. Occhio e croce sarà sul 30. Potrei lasciare Radia Fire Surf, ma la conservo come, proprio come ultima spiaggia. Voglio vedere. Sì, sarebbe anche stato conveniente al 31. Perché è un buon difensore fisico. Medio difensore fisico, ma. Discreto, diciamo così. Ma non speciale, un surf forse lo tirava giù. Voglio vedere cosa gli. Beh, è speciale anche a ruota fuoco, però, quindi. Però, se lui dovesse avere terremoto. Non ce l'ha? Basterà il calo di velocità per essere più... Beh, allora direi che la lotta è chiusa perché se lui non ha resistenza o qualche altra cosa particolare... Attacco ancora io. Perfetto. Ok, è andata meglio di quanto pensassi. Ricordavo che forse...
erratamente il suo moveset. Ah, ok. No, era su Razor Wave, no. Magari è buona come mossa visto che incassa bene i colpi, ma a questo punto del gioco Ira fa veramente poco, non... niente, nulla. Ok. La medaglia della palestra dovrebbe essere la gelo? Sì, ok. E la brina o la nebbia sono altre medaglie che non c'entra niente. E la sua mossa speciale, ovvero vento gelato, che abbiamo già visto. Che è il simbolo, sì, dello speed control. Va bene, ok. Questo piccolo pensiero personale me lo tengo per me. Adesso però, telefonata perché... Beh, strane trasmissioni radio che parlano di Team Rocket. Le faccio sentire così, tanto per... Allora, Poké Gear, radio, e qui la frequenza si cambia con su e giù, è indicato anche a lato, anche se non è molto chiaro. E alla faccia della Radio Fortuna, il Team Rocket ha preso la torre radio. Quindi, nella prossima parte andiamo. Magari registrerò di nuovo quando in gioco è notte. Faccio l'ennesimo assalto, come si dice? L'ennesimo, sì, assalto notturno. Nella torre radio. E tenterò di salvare il mondo. Anzi, più precisamente la regione di Hoenn. Sarebbe più corretto. Beh, chiaramente era un mondo riferito a quello in gioco. Non sono un megalomane. Quindi, noi ci vediamo alla prossima parte. E bye bye.